Ciao a tutti, come state? Tu come stai? Bene, insomma, si va avanti la vita. Fabrizio De Caro ha 25 anni e da 4 condivide alcuni suoi pomeriggi con il gruppo autistici adulti, seguiti da un'equipe di medici esperti del Dipartimento del Centro Salute Mentale di Siracusa della SPOT. Per i soggetti autistici adulti a disposizione un laboratorio di fotografia digitale e cinevideo nella sede del Centro di Salute Mentale in Via Letica. Qui i ragazzi hanno la possibilità di esprimere il loro mondo e le loro passioni, che diventano motivazioni di vita. Come Fabrizio, ad esempio, che dopo averci accolto con entusiasmo ed energia, con voce impostata, decisa e chiara, ha raccontato del suo incontrollabile amore per la cantante attrice statunitense Selena Gomez. A lei ha dedicato infatti un angolo del laboratorio, con tutto ciò che riguarda la vita della sua beniamina. Io lei l'ho conosciuta veramente il 1 aprile del 2010 su NTV, quando hanno trasmesso questa canzone. Io sentivo questa voce femminile, ma che è questa voce femminile? Stato curioso, già in cucina, appena guardato la TV, già ci stai così con gli occhi. I colpi di fulmine esistono. Lei mi ha colpito, perché vedete, guardate, boh, lei mi ha colpito di più i suoi occhi. Fabrizio, vieni con me, fammi vedere cosa hai fatto qui, vieni. Questo è un angolo dedicato a lei. Questo per esempio è il canale futuro che deve nascere presto possibile. Questa è anche la radio che devo dedicare a lei, con tutti i suoi grandi successi al 100%. Ma questo qua. Fabrizio è un ragazzo senza filtri. Abbraccia il presente con adrenalina, vive per Selena Gomez, della quale sa ogni minimo particolare. È nata il 22 luglio del 1992 in Grand Prairie, Texas, è 1,65 m, alta, e adora l'Italia, ci piace l'Italia, è stata qui in Italia parecchie volte, anche lei è stata qua per il suo compleanno. Fabrizio non perde mai l'obiettivo della sua vita, è un chiodo fisso, tanto da non dormire la notte per aspettare alle 6 del mattino l'uscita del nuovo video della cantante. Fino alle 6 del mattino per aspettare cosa? La canzone che è appena uscita, il nuovissimo singolo, Lucy You Love Me, è una canzone fantastica. Salutiamo Fabrizio e il suo amore per Selena Gomez e facciamo un giro per il laboratorio. E qui il dottor Filippone ci spiega che Fabrizio fa parte di un gruppo di autistici adulti più vasto, impegnati dal 2015 in tanti progetti, calendari, laboratori di pittura, attività sportive che coinvolgono i ragazzi. Insomma, l'equipe medica del Centro Salute Mentale di Via Letica sempre all'opera per dare spazio al mondo dei ragazzi autistici adulti. Sì, specifichiamo adulti, perché finché sono bambini le strutture scolastiche impegnano la loro vita, ma finita la scuola, per i ragazzi ci sono monotone giornate poco stimolanti e creative, con disastrose conseguenze sul morale dei ragazzi. Esperti, in maniera volontaria, donano il loro tempo ai ragazzi per dare vita ai progetti. E sempre in forma volontaria anche la dottoressa Claudia Pirrotta, che con incontri individuali, con il metodo ABA per i soggetti più gravi, mette in atto terapie per renderli indipendenti nelle attività più semplici, come allacciarsi le scarpe o rispondere al citofono. L'equipe medica mira a coltivare e far scoprire ai ragazzi le loro attitudini e mettere in pratica le loro geniali doti. Un'attività che accresce la loro autostima e rilascia dosi di fiducia in se stessi. Adesso torniamo da Fabrizio, dalla sua Selena, e ai saluti finali. Se tu dovessi portarla in viaggio, dove la porteresti? In giro per questa città, no? È ovvio. C'è Piazza Duomo, c'è Piazza Santa Lucia, la Marina, oppure, che so, i tempi d'Apollo, voglia, c'è una città che è la fine del mondo qua.